quindi abbiamo fatto una scelta un po' diversa perché volevamo far coincidere l'annuncio della candidatura, io ci tenevo perché sono mesi che lavoriamo sul programma e quindi per me era anche un modo di condividere con tutti quelli che stanno lavorando insomma in questo momento. Con l'apertura del sito, l'attivazione del sito, domani verrà attivata una landing page all'indirizzo www.patriziamazzarorettore.it e lunedì sarà attivo il sito e da lunedì noi cominceremo a caricare i documenti del programma. Abbiamo fatto questa scelta anche perché ci siamo resi conto che ci viene, diciamo, ecco, questa richiesta. C'è una richiesta di dibattito, di discussione, di confronto in ateneo e quindi abbiamo ritenuto che la cosa più corretta, più giusta fosse quella di mettere a disposizione di tutta la comunità accademica il progetto, pubblicandolo poco a poco in modo tale da lasciare anche il tempo della discussione e dell'approfondimento. Questa scelta, vi dicevo, è stata condivisa con un gruppo di, voglio dire, proprio persone che sono espressioni di tutte le componenti dell'Ateneo con cui in questi anni io ho lavorato, che si sono avvicinate a me spontaneamente in questi mesi perché diciamo che la caratteristica di questa candidatura è di essere una candidatura che nasce dal basso intorno alla mia esperienza. Se mi date un goccio d'acqua perché parlare con due mascherine. Allora, eravamo alla candidatura dal basso che è legata, vi dicevo, alla mia esperienza, all'esperienza ormai più di 10 anni. Perché io sono stata direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale Comunitario dal 2009 al 2019 e devo dire che in quegli anni finché da direttore di Dipartimento si impara tantissimo perché si vive la quotidianità dei dipartimenti e quindi la quotidianità dei compiti di tutto l'Ateneo, di tutti i compiti dell'Ateneo. Poi dal 2015 al 2019 sono stata il coordinatore della consulta dei direttori di dipartimento, quella è un'esperienza assolutamente speciale perché vuol dire interloquire, confrontarsi, dialogare in maniera stabile con la governance di Ateneo su tutte le decisioni che riguardano i dipartimenti. Quindi, diciamo che è un'esperienza assolutamente speciale da questo punto di vista. Dopo quell'esperienza i colleghi della macroarea 3, quella a cui io appartengo, che è la macroarea umanistica, diciamo, quella delle scienze umane e sociali, mi hanno eletto in Senato. E quindi, diciamo, c'è stato questo percorso all'esito del quale, avvicinandosi il momento del cambio delle elezioni del nuovo rettore, ci sono state molte persone che sono venute a chiedermi se fossi disponibile a mettermi al servizio dell'Ateneo.